emergenza lavoro per gli idraulico forestali del Parco del Cilento Vallo di Diano Alburni. All'inaugurazione di Palazzo Mainenti presente un presidio dei lavoratori. Anzi, più poveri di prima e più incazzati, perché qua si inaugurano, si fanno sacre, feste, inaugurazioni di palazzi, questo e quest'altro, però noi con 51 giornate che facevamo ci hanno tolte anche quelle, essendoci soldi. Per tutti ci sono i soldi e per noi non c'è niente. Noi come se non fossimo figli del Cilento, come se non fossimo figli di questa terra. Per noi non ci sono soldi e quindi diritti noi non avevamo. Ecco, 51 giornate in che senso? Voi praticamente chi siete? Noi eravamo ex LSU e siamo idraulici forestali a tempo determinato nel parco, perché stavamo con le cooperative, poi nella stabilizzazione non si è verificata e siamo tornati nella miseria. La situazione non cambia mai, mi è sembrato di capire, anzi peggiora. È chiaro che è peggiorata, perché abbiamo gli stessi lavoratori che da 3 anni sono senza lavoro, ma abbiamo purtroppo gli stessi amministratori. Io credo che questa terra, questo Cilento non merita questi amministratori. Sostanzialmente abbiamo 350.000 euro a disposizione da 3 anni e questo parco non li utilizza, destinati per loro dal ministro di allora. Allora in tutti gli altri parchi i lavoratori precari stanno lavorando, ogni anno vengono assunti e possono portare una lira alle proprie famiglie, qui è vietato perché abbiamo un presidente che viene da lontano e fanno bene i lavoratori a dire che questi massoni devono andare via, devono tornare alle proprie terre. E deve esserci un amministratore del Cilento, il presidente del parco deve essere Cilento, deve vivere con i cilentani e deve lavorare, se no questo ente è inutile che ci sia, perché, come dire tanti, produce solo difetti ma di virtù poche.